Cari amici e care amiche, un saluto da Maniero e da Del Cross. Olè. Ciao a tutti. Giovedì, anche quest'oggi ci siamo. Il tempo va dalla pioggia alle nuvole al sole, un po' misto e siamo un po' misti anche noi, diciamocelo. Siamo misti, ma che puntata vogliamo fare? Una puntata mista, appunto. Una puntata mista, voi vi chiederete che cosa ho in mano, ma potrebbe anche non interessarvi. Invece, la cosa che ci interessa maggiormente, e faccio subito la domanda a Belcross, l'intervista di Lagerfeld, non so se avete notato che ha un certo appeal. E di la verità, Belgros, non eri convintissimo al 100%. Ma no, cioè, io sull'intervista ero convinto, continuo ad essere tanto convinto sull'identità reale di quel Lagerfeld che ha intervistato te. Sono un po' perplesso, tutto qua. Però se te mi garantisci che è lui. Insomma, abbiamo detto. Vabbè. Anche nei commenti, nei simpatici commenti che sono venuti fuori, è venuto fuori un po' di tutto, no? Ma chi è? Risate di qua e di là, sembra uno dei Muppets, ma noi vi abbiamo spiegato che in effetti stava veramente molto Non poco si può ridere bene, sulle malattie degli altri, esatto, diciamo. Se assolutamente. Gonzo stava male, il risultato è stato questo. C'è poco da dire. Infatti, non so se avete notato quando ad esempio mi saluta, va bene, Sembra che abbia veramente un'asta metallica sotto. Comunque, salutiamolo ancora, Carl. salutiamo Carl Grazie e ancora. ringraziamo questa volta Frankos. Basta, l'ho voluto ringraziare che ci ha deliziato di tanti pupazzoni dagli anni 70 in poi, il grandissimo Giorgio Mago di Oz, Contreri, il mago di Mago di Oz, Oz, Frank Oz era il noto mago. il barattolino, editore, non so se. Mamma mia, mamma mia. Allora, le battute del cinema più belle di tutti i tempi. Liberamente, liberamente. Allora, su questo No, è tipo una di settimana libri. che vuoi farmi vedere sto libro qua. Prima abbiamo letto qualche battuta, non ce n'è nessuna da segnalare. Tristissima! Però ci tiene talmente tanto che vabbè, Allora, diamogli lo spazio. ma più che spazio, direi che di questi libri fatti bene come si deve, ce ne sono veramente pochi. Ma direi che eventualmente un'altra volta prenderò dai 60 ai 120 secondi, non di più, magari per parlarvene invece di un altro che forse vale molto più la Leggi una pena. battuta a caso. Una battuta Aspetta, che? aspetta. Pagina Allora. 48, la terza riga, dai. 48, 48, 48. Beh, la terza riga non c'è niente. Ah, sì, mamma mia, radio freccia. Ah, bello. Allora, vediamo. Manuel Maggiore, detto Bonanza e Stefano Accorsi. Quante volte ve lo devo dire? La vita non è perfetta. Le vite nei film sono perfette, belle o brutte, ma perfette. Nei film non ci sono tempi morti. La vita è piena di tempi morti. Nei film sai sempre come va a finire. Nella vita non lo sai mai. Oh, Bonanza, vai a cagare, va bene? Non si capisce un cazzo di quello che dici. Ecco, abbiamo avuto un esempio come Questo questo fantastico libro da considerare le battute più belle del cinema di tutti i tempi. Non facciamo pubblicità al libro perché non ci danno insomma, soldi, vero? adesso è no, eh sì, magari. No, ma battute a parte, torneremo eventualmente sull'argomento, ma in maniera un po' più appropriata. Ed ora buttiamo A noi. Sì. via il libro. Olè. Ok. Volevo pubblicizzare ancora Libertone. Vabbè, dai, basta.
Niente, però ci tenevo a dire che noi abbiamo fatto questa puntata del giovedì con molto entusiasmo perché in verità non avevamo niente da dire. Stiamo lavorando sulla prossima Come recensione. non No, abbiamo niente da dire? siamo sinceri. Abbiamo sempre tantissimo da dire e no, non sappiamo come concentrare tutto in questi No, 5-4 siamo minuti. euforici perché stiamo dicendo delle cagate random, tanto per occupare lo spazio, per annunciarvi che abbiamo modificato. La sigla! Oh, Abbiamo la nuova tu sigla! hai detto finalmente avete cambiato musica? No, la Oh. musica è ancora quella. La La musica è musica ancora è quella. quella e Abbiamo non si cambiato un po' tocca. le immagini, abbiamo scritto qualcosa in più Sì. perché ogni tanto ci va di rinfrescare, aggiungere cose nuove che abbiamo fatto. Ci voleva e poi più che altro l'abbiamo fatta in versione HD con la nuova camera, insomma no, non potevamo non farlo, ecco, diciamo così. Ma anche se ricordate che qualsiasi cosa non sta mai ferma, è sempre in evoluzione. Dunque adesso l'abbiamo modificata, ora la presentiamo, ma chissà, tra qualche mese potrebbe ancora cambiare perché tutto si modifica nel tempo. Adesso è il momento. È il momento shampoo? No, è il momento pubblicità. Pubblicità. Se passate nella città nebbiosa di Ferrara e avete un taglio di capelli non adeguato, Andrea Barbershop in via Riosto vi aspetta. Dopo questo jingle pubblicitario, dovremmo fare anche qualche jinglino, eh? E non i jingle bells. Jingle, ok, bene, basta. Ecco, basta, non dico niente. Oh, no, non dico più niente, non dico più niente. Avete visto i film al cinema? Andate a vedere i film al cinema. Sì. No. Italiani, stranieri. Non ho ancora visto l'ultimo film. Nino Canfora. Di chi? Nino Canfora, chi è? La pazza gioia di Paolo Virzì. Non l'ho ancora visto e mi dispiace veramente perché, perlomeno dalle prime critiche, dalle prime battute, Cannes e dintorni, insomma, sembra un film da non perdere. E ci tengo. Io personalmente ci tengo. Sì, ma è Va bene. giusto. Vogliamo parlare di shampoo? Allora, voi che shampoo adoperate? Io personalmente adopero shampoo che No, no, capitano. no, 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 intanto non è No. uno shampoo, ma è un doccia schiuma. Doccia schiuma. Dovete sapere che ho girato come un folle per la ricerca di un doccia schiuma che avevo in casa, che non sapevo neanche di avere. Alle alghe marine dell'Oceano Atlantico e dopo una ricerca durata quasi una settimana l'ho trovato in un bazar di cinesi. E poi dicono degli grandi Ecco ipermercati. Vabbè. qui. E abbiamo passato anche qua tra barbiere, adesso lo shampoo, no, di tutto, di tutto. Benissimo. Poi, Basta, 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 salutiamoli, direi tutto perché ringraziamoli. abbiamo salutato, ma li salutiamo dopo la sigla. Ancora dobbiamo guardarli. No? Niente, non vi guardiamo più. Ma saranno stanchi anche loro di vedere le nostre facce, visto che non stiamo dicendo niente. Sono stanchi? Siete stanchi? E Sì, sì, allora sì, sì. basta, allora vi lasciamo solo la sigla. Esatto, iscrivetevi al canale però. Ciao, iscrivete. Like, no like, iscrivetevi, Solo, solo, dai. iscrivetevi. Ok? Ciao a Ciao, tutti, ciao, grazie. ciao, ciao.